Buongiorno raga, siamo alla ricerca di Brico Scarperino, un nuraghe che si trova nella zona di Calasetta. Siamo poco fuori dal centro abitato, tra la costa e il paese. Poi precisamente vi lascerò tutte le coordinate in modo che possiate raggiungerlo facilmente. Siamo già sulla strada, quindi manca veramente poco. Andiamo a vedere. Allora, il GPS ci ha mandato completamente fuori zona, quindi non fidatevi assolutamente di Google Maps con le indicazioni che sono segnate. Vi daremo noi le coordinate esatte, perché quelle che ci sono lì sono sbagliate. Ed eccoci arrivati. Ragazzi, eravamo fuori di circa 2 km con il GPS, quindi assolutamente, poi seguite le mie istruzioni. Qua cominciano a vedersi dei muretti a secco, che sono tipici di queste strutture, e qua dovremmo cominciare a vedere il nuraghe, che penso che sia proprio qua, perché comincio a vedere anche qui. Eccolo qua, eccolo, è questo, ragazzi, è questo. Quindi andiamo verso di lui e lo esploriamo. Qua siamo sulla facciata più visibile, bei massi, e se sarà fattibile proviamo ad arrampicarci sulla cima, vediamo com'è fatto. Ok, allora qua stiamo salendo, stiamo andando sulla cima proprio. Ci sono le scale per entrare? Sì, guarda! Ma dai, mito! No! Pensi che sia fattibile? Allora, fammi guardare. Allora ragazzi, questo è l'ingresso del nuraghe. Come vedete, non so se si vede da qui, la scalinata è questa. È abbastanza ripida, quindi proviamo comunque a scendere e vediamo un pochino com'è. Allora, vabbè, peggio da vedere che da fare in realtà. Allora, lì c'è quello che sembrerebbe un ingresso, ma chiaramente sfido chiunque a voler entrare in quel posto, sarebbe follia pura, perché queste sono delle rocce che non so se avete sentito, ma si sono mosse come sono entrato, quindi no, anche no. Allora, questa è la scalinata, io sono qui in mezzo adesso, vi faccio vedere un po' se si vede, ecco qua, così vi dà l'idea. Allora, questo ingresso è davvero molto basso, diciamo un passaggio di 30 cm tra una pietra e l'altra, e poi diventa un po' più profondo, però comunque non è in sicurezza. Vedete tutte queste pietre qua, potrebbero staccarsi, quindi assolutamente qua no, non entrate, mi raccomando. Ok, registriamo anche l'uscita, vi faccio vedere la scalinata com'è. Ok, e siamo fuori. Basta. Vi faccio una panoramica. Che comunque credo che vi aiuterà anche poi per triangolare il posto, anche se vi assicuro che vi darò le coordinate precise al metro. Chi segue i nostri video sa benissimo che noi amiamo realizzare più tappe durante le nostre escursioni, e la seconda tappa di questo video sarà la Tonara di Calasetta. Come vedete è una zona molto suggestiva, con tanta storia alle spalle, adesso andremo a vederla da vicino chiaramente. E poi dalla punta probabilmente di questa scogliera riusciremo anche a inquadrare il famoso faro mangiabarche. E quindi continuiamo. La foto a questa agave, come si chiama?
Guardate che meraviglia. Qui chiaramente non si può entrare perché è una zona interdetta ai non addetti ai lavori, però possiamo comunque realizzare queste bellissime immagini. È carinissimo. Guardate come domina questa torre. Wow. Intanto continuiamo il percorso. Qua possiamo... secondo me possiamo passare anche qui in mezzo. Sarebbe interessante. Vediamo se è fattibile. Molto stretto. Stretto, stretto. So già che mi scorticherò. È divertentissimo. Qui stiamo avvicinandoci al faro di Mangiabarche e credo che uscirà a breve. Eccolo lì, spero che riusciate a inquadrarlo. Adesso vi faccio una bella zoomata perché è proprio qui davanti a noi. Chiaramente il faro non è qualcosa che si può raggiungere facilmente perché è in mezzo al mare in questo caso, ma grazie ai potenti mezzi della tecnologia e dello zoom, ecco a voi il faro di Mangiabarche. Bellissimo. Siamo al ritorno, abbiamo voluto vedere la zona dove si era incagliato tanti anni fa un veliero. Noi non abbiamo fatto in tempo a vedere il veliero incagliato, ma abbiamo comunque voluto vedere la zona perché penso che sia abbastanza interessante. È una bella scogliera ed è un continuo della scogliera che abbiamo visto prima per quanto riguarda la tonara. Comunque niente volo con il drone perché c'è un vento assurdo, nonostante le previsioni dessero giornata con calma piatta. E vabbè, gli imprevisti. Intanto qui vi faccio vedere, questa è l'isola piana e si vede benissimo da qui, guardate che meraviglia. Bello, bello, bello. Dai, continuiamo il nostro giro.
per questa gita è tutto, spero che queste location vi siano piaciute, speriamo di avervi divertito e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!